Si chiama Talisman, è la nuova berlina di segmento D di casa Renault. È pronta ad approdare sul mercato europeo, forte della sua eleganza, tipicamente francese. Ha un frontale maestoso e delle dimensioni decisamente generose, 4,85 m, ma andiamola a conoscere insieme. Basta dire quanto è lunga, bisogna considerare anche 1,87 m di larghezza e un passo di 2,81 m per capire quanto sia confortevole l'abitacolo dell'inedita berlina d'Oltralpe, a cui seguirà nel 2016 la Sporter con carrozzeria station wagon. A questi numeri se ne aggiungono altri, 25 litri di vani portaoggetti e 608 divano bagagli. Insomma, la comodità non è certo messa in discussione. Con un pizzico di cattiveria qualcuno la definisce una Passat che ha assunto anabolizzanti, ma a noi piace. E magari avesse la fortuna della Passat, vorrebbe dire aver fatto bingo. In realtà in casa Renault ci dicono che se ne venderanno 1500 saranno ben felici. Beh, in bocca al lupo. Le caratteristiche non mancano alla lussuosa Talisman, dotata di tablet Arlink 2, tecnologia multisense con sedili anteriori riscaldabili e con massaggio, impianto Bose con 13 altoparlanti e molto altro. Dinamica, confortevole, spaziosa. Le quattro ruote sterzante fanno della Talisman una macchina più piccola in città, più grande sulle strade. Oltre ad una serie interminabile di sistemi di assistenza alla guida, sulla nuova Talisman è presente il sistema 4Control, una tecnologia che agisce sulle sospensioni e sullo sterzo, garantendo un comfort senza precedenti. A dispetto delle dimensioni, monta motori di piccola cilindrata. Saranno disponibili due diesel ed un benzina con due livelli di potenza, ma sicuramente in Italia la più venduta sarà la versione con motore Energy DCI da 130 cavalli.